Gentili telespettatori e telespettatrici, amiche e amici di Tele San Domenico, buonasera, bentrovati in diretta dalla Cattedrale di Arezzo, oggi domenica 11 febbraio 2024, per seguire assieme questo sesto giorno di novena della Madonna del Conforto. E dopo aver seguito assieme il Rosario, i Vespri, a partire dalle ore 17 alle ore 18 la Santa Messa, lo avevamo detto nella precedente diretta, che ci saremmo trovati ora alle ore 21 per trasmettervi e seguire assieme che cosa? Il concerto Meditazione con la Cappella Musicale della Chiesa Cattedrale di Arezzo. Un momento importante, un momento che è stato fortemente voluto dal Vescovo Andrea nel redigere quello che è stato poi, quello che è in essere il programma della novena della Madonna del Conforto. Perché? Perché il programma della novena viene sempre strutturato in modo da coinvolgere non solo tutto il clero della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, ma anche tutte le anime, tutti i carismi, tutte le associazioni, il mondo del volontariato, il mondo del volontariato sino alla Chiesa e non anime credenti e non credenti, in modo proprio che la festa della Madonna del Conforto del 15 di febbraio e quindi tutta la novena sia in qualche modo una festa di tutti, del popolo di Arezzo, del popolo della diocesi, del popolo della provincia di Arezzo. E sicuramente dopo aver visto che cosa l'intervento dei giovani, per esempio la preghiera dei giovani nella Cappella della Madonna del Conforto venerdì 9 febbraio, non ci poteva non essere che cosa? Un intervento musicale, nel senso più che intervento, un vero e proprio concerto meditazione. Perché? Perché da sempre ce lo hanno insegnato i padri della Chiesa, ma soprattutto ce lo ha insegnato e ce lo insegna la liturgia, la musica è una parte fondamentale della celebrazione eucaristica, ma anche di tutte le funzioni e celebrazioni religiose. E basti pensare a Sant'Agostino, uno dei più grandi santi della Chiesa, che diceva: chi canta, chi prega cantando, prega due volte. Quindi pensiamo a questa semplice frase di Sant'Agostino, che cosa ci dice? Ci dice che chi prega cantando è un doppio sforzo, è un doppio inno, è un doppio avvicinarsi a Dio, al Paradiso, ai Santi e ovviamente alla Madonna. E quello di stasera, proprio nel seno della festa Madonna del Conforto 2024, vi è proprio questo concerto che da programma si chiama Ave Spes Nostra, quindi Ave Speranza Nostra, e che cosa? Ne vedrà una serie di meditazioni guidate dal Vescovo Monsignor Andrea Migliavacca, e vi sarà tutta una serie di brani, tutta una serie di e vere e proprie anche sinfonie, talvolta estratte da encicliche musicali e non, che in qualche modo ci fanno calare, immergere in quello che è il mistero della fede, il mistero della devozione alla Madonna, e soprattutto ci fa ripercorrere questo repertorio, tutto un susseguirsi di bellezze musicali, di davvero persone che ispirate dallo Spirito Santo, che con le loro opere hanno fatto sì che i fedeli magari che l'ascoltavano o semplicemente degli uditori in qualche modo si estraniassero dal mondo reale, dalla quotidianità, per poi essere calati, immersi in questa scala che porta al cielo. Sappiamo bene la musica, l'abbiamo visto anche in questi giorni a livello in modo laico, nei festival musicali nazionali, Eurovisione, non Eurovisione. Ecco, sappiamo come la musica sia un qualcosa che unisce più generazioni, e senza ombra di dubbio il repertorio di stasera unisce non solo le generazioni, ma unisce tutti i secoli, ma rimane sempre attuale, in quanto buonasera a tutti. Tramite questi brani stiamo per iniziare questa serata che non è semplicemente un concerto, ma vuole essere una serata di preghiera accompagnata dalla musica, dal canto, dall'arte. È un concerto, sapete,
che ci viene proposto dalla cappella musicale della cattedrale, lasciamo le parole al vescovo che ci introduce nella serata e nel vivo di questo concerto meditazione. Dal nostro organista Eugenio Maria Fagiani li salutiamo e insieme a loro desidero salutare tutto il coro che questa sera, ma anche nelle varie celebrazioni, in modo così egregio, accompagna la liturgia. Nell'introdurre questa serata e dando il benvenuto a tutti voi, proprio perché sia una serata di ascolto, partecipazione, preghiera, meditazione, insieme a tutti voi desidero esprimere il mio saluto all'Arcivescovo Riccardo, che ci allieta della sua presenza. E allora i testi che ci verranno proposti saranno accompagnati da qualche breve spunto di riflessione, di meditazione che vorrei offrire. Sarà un intercalato, quattro momenti che segneranno il cammino e l'ascolto della liturgia e l'ascolto della musica sacra che ci verrà proposta. Ho pensato di commentare brevemente un prefazio della Beata Vergine Maria, uno dei testi che troviamo nel Messale. E mi sembra molto bello pregare con il Messale, pregare con la liturgia che queste parole di lode che troviamo nel prefazio, che voi sapete è quel grande inno di lode che precede il santo e poi il momento della epiclesi, della invocazione dello Spirito Santo sui doni dell'altare, il pane e il vino, perché diventino il corpo e il sangue di Cristo. Allora, il prefazio è un grande inno di lode. Allora, lo dividiamo in quattro parti e la mia riflessione brevemente vuole accompagnare questa lettura. Leggo la prima parte con la quale introduciamo il concerto di questa sera. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. Ecco, è un primo testo che dice il senso, potremmo dire la direzione di tutta la liturgia, di tutta la preghiera liturgica e anche della preghiera che arriva ad essere poi la nostra preghiera personale, anche di quella preghiera che la devozione a Maria e che in modo così bello noi viviamo ad Arezzo con la Madonna del Conforto ci fa vivere nel nostro pregare, e la direzione è la lode al Padre. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo. Allora, la preghiera e il contesto, il terreno, lo spazio della memoria della Beata Vergine Maria, a cui ci prepariamo come festa per la Madonna del Conforto, ma che già stiamo vivendo nel nostro cammino della novena, il nostro pregare Maria con lei è lode al Padre, è preghiera che sale al Padre e con Maria diventa la preghiera di tutta la Chiesa, di tutta la comunità cristiana che si rivolge con le parole, con il canto, con l'animo, con la propria vita al Padre per lodare la sua grandezza, per scoprire il suo amore, per accogliere la sua misericordia. Mi sembra che possa aiutarci a comprendere questo l'immagine del pellegrinaggio. È un'esperienza che tutti noi credo abbiamo fatto. Oggi poi è la festa della Madonna di Lourdes. In tanti di noi credo abbiamo vissuto una o magari anche più volte il pellegrinaggio a Lourdes, in quel santuario così carico di grazia e di presenza dello Spirito di Dio e di presenza mariana. Bene, il pellegrinaggio non è solo quella esperienza di un cammino che ci porta ad un santuario, ma è immagine della vita. Il pellegrinaggio è immagine di una vita che va incontro al Padre, ovvero
Il pellegrinaggio è immagine di una vita che si apre alla bontà, alla grandezza, alla bellezza di Dio, che lo scopre sempre di più. Allora, vivere il pellegrinaggio vuol dire avviare, fare esperienza di un cammino di conversione, che non è il cambiamento morale della vita, ma è la conversione che accade quando nella vita si lascia entrare Dio, il suo amore, la sua opera, e allora possiamo cantare la sua grandezza, possiamo lodare la sua misericordia con Maria. Perché Maria, non solo con le parole, pensate la bellezza del cantico che è il Magnificat, ma con la sua vita, Maria si è aperta all'opera grande di Dio. Maria, la vita di Maria, è stata quella lode e quel grande rendimento di grazie al Padre che è nei cieli. Allora noi guardiamo a Maria anzitutto per contemplare in lei che cosa vuol dire vivere la vita che rende lode al Padre e che diventa preghiera, che sale al Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo. Ma non solo guardiamo a Maria, noi siamo con Maria e con Maria eleviamo il nostro rendimento di lode al Padre e la meraviglia di fronte alla grandezza di Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, il concerto di questa sera diventi per tutti noi questo grande rendimento di lode al Padre con Maria e come Maria. E possiamo dirlo davvero questa sera, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti.
il prefazio che stiamo commentando, dopo questa prima introduzione che ci orienta nella preghiera al Padre, nella memoria, nella festa della Beata Vergine Maria, così prosegue. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ecco una bellissima strofa che, avete capito, evoca il brano evangelico di Luca della Annunciazione, quando l'angelo, l'arcangelo Gabriele, nella casa di Maria, le annuncia, le rivela il progetto che Dio aveva per lei e per la salvezza dell'umanità. E da Maria, dal cuore di Maria, esce la parola di chi si affida: eccomi, operi in me, si faccia in me la tua parola. E allora questa strofa del prefazio disvela l'eccomi che Maria ha detto all'angelo, anzitutto dicendo qual è l'atteggiamento profondo della vita di Maria, non solo nell'incontro con l'angelo, ma quella che è la sua vita. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore. Ecco, è una immagine di una vita che ascolta, di una vita che ha fatto maturare una profonda familiarità con la parola del Signore, con la sua presenza. E allora l'ascolto diventa non solo una operazione di udito, ma è il cuore che ascolta. Ed è così nella scrittura, è il cuore che ascolta, perché l'ascolto diventa accoglienza, presenza, dimora. Allora, all'annuncio, alla parola dell'angelo, Maria accoglie nel cuore, cioè accoglie nella sua vita, lascia entrare Dio, lascia entrare la grandezza di quel Dio a cui è orientata la lode, il rendimento di grazie. E subito, prosegue il prefazio, lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo creatore. Ecco, si annuncia che la parola accolta, la parola ascoltata e accolta, è ricca di una fecondità che porta la vita, che porta frutto. È come ci dice Isaia nel capitolo 55, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato e fecondato la terra, così sarà della mia parola. Ecco, la parola che discende, che viene ascoltata, che viene accolta, che entra nella vita, porta la vita, porta frutto, genera la vita, è generativa e porta quella vita che è il Figlio, la presenza di Dio, che è vita per sempre, che è la vita che ha vinto la morte. Maria accolse e concepì nel grembo virginale. E Maria rimane nella Chiesa colei che ascolta, accoglie, genera. Dice così il prefazio che Maria, la madre, segnò gli inizi della Chiesa. Quasi a dire che la Chiesa vive di questo. Vive di ascolto che diventa accoglienza. Vive di quell'ascolto che nella accoglienza porta la vita, genera la vita. Allora è tutta la vita della Chiesa, è l'annuncio del Vangelo, è il compito della Chiesa che è chiamata a portare la parola del Signore, che è parola di vita per ogni uomo e per ogni donna. E Maria, nella Chiesa, con la Chiesa, diventa discepola, dall'ascolto alla sequela, dal diventare madre del suo Signore all'essere la prima che lo segue fin sotto la croce.
canto di queste bellissime Ave Maria ha fatto vibrare ancora in questa cattedrale, ma soprattutto nel nostro cuore, quell'eccomi che Maria ha detto all'Arcangelo Gabriele e che è diventato l'eccomi della sua vita. Un eccomi che l'ha accompagnata nel diventare discepola del Figlio, scoprendo che essere discepoli, seguire il Figlio Gesù, vuol dire seguirlo fin sotto la croce. E così prosegue allora il prefazio. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Questo inno di lode, che è il prefazio, dalla casa dell'Annunciazione ci porta immediatamente al momento drammatico del Calvario. La madre di fronte al figlio in croce. La madre di fronte al figlio che muore e dona la vita sulla croce, ai piedi della croce. Lo aveva preavvertito, preannunciato il vecchio Simeone. Una spada trafiggerà la tua anima. L'eccomi di Maria è parola e apertura di cuore che la accompagna fin sotto alla croce per raccogliere l'eccomi di Gesù al Padre sulla croce nel dono della vita per amore. E appunto dice questo testo, ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio. Viene subito evocato il senso più bello e più profondo della croce, che è l'immagine più grande del buon pastore, di un Dio che scende in mezzo a noi, umilia se stesso e lo fa fino alla morte di croce, per amore. Un testamento di amore. Ciò che ci lascia Gesù sulla croce è l'amore, e ciò che Maria, la madre, inginocchiata di fronte alla croce, deve accogliere è l'amore. E subito un'altra pagina evangelica allora viene evocata, quella di Giovanni. Donna, questo è tuo figlio. Figlio, questa è tua madre. E così dice il prefazio, accolse come figli tutti gli uomini. Potremmo proseguire, accolse come figli noi, me, te, ciascuno di noi. Maria ci accoglie come figli, generati dalla morte di Cristo, e prosegue per una vita che non avrà mai fine. Essere figli di questa madre che è Maria, essere consegnati come figli da Gesù a lei, vuol dire essere consegnati a una vita che non avrà mai fine, perché la sorgente è l'amore. È l'amore donato sulla croce che è sorgente di una vita che non avrà mai fine e che è affidato a Maria. Mi piace pensare in questo momento, lo contemplavo guardando il bellissimo dipinto di San Francesco stimmatizzato, là in alto. Francesco riceve le stimmate. E pensavo che forse le prime stimmate le ha ricevute proprio Maria. Una spada trafiggerà l'anima, la tua anima. Quella spada che trafigge il costato di Gesù, trafigge il costato di Maria, l'anima di Maria. Ma in quella consegna del figlio a Maria le viene detto che cosa vuol dire vivere quella ferita che nasce dalla croce del Cristo. Vuol dire lasciarla abitare dal testamento d'amore, dall'amore. E Maria ci insegna allora che ogni stimmate, ogni ferita della vita, quelle che anche noi possiamo sperimentare nella fragilità, nel peccato, nelle offese e poi nella morte, ogni ferita della vita da allora è abitata dall'amore. E se abitata dall'amore, affidati alla madre che è Maria, a noi è data una vita che non avrà mai fine.
è in qualche borsetta. Il prefazio si sta per concludere, così come il nostro concerto, e prima di arrivare alla conclusione del prefazio, che sarà il santo che viene elevato uniti agli angeli e ai santi, cantando con gioia l'inno della tua lode, così dice l'ultima strofa di questo bellissimo prefazio della Beata Vergine Maria. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. Dal Calvario, e possiamo immaginare dall'annuncio del sepolcro vuoto, al Cenacolo. E proprio nel Cenacolo, Pietro, Giovanni ricevono l'annuncio di quelle donne che corrono per dire che il sepolcro è vuoto, che il Signore morto in croce non è lì. E diranno, come disse l'angelo al sepolcro, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. E il Cenacolo è quella sala dove risuona il primo annuncio del sepolcro vuoto e insieme è quel luogo dove gli apostoli si rinchiudono nella paura per quello che è accaduto. E con loro c'è Maria. Ma se gli apostoli sono chiusi nel cenacolo per paura, Maria non è nel cenacolo per paura. Maria è nel cenacolo con loro per non lasciarli soli. Maria è nel cenacolo per stare con la Chiesa. Molto correttamente il Concilio Vaticano II ha collocato la figura di Maria nella Costituzione Apostolica Lumen Gentium, il capitolo ottavo, per dire che Maria appartiene alla Chiesa. Maria è volto della Chiesa e Maria abita la Chiesa ed è il cenacolo. Gli apostoli chiusi per paura, Maria con loro per non abbandonarli. E nel cenacolo quella sala sarà il luogo dove verrà effusa la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, e da lì nasce la Chiesa, parte l'annuncio del Vangelo che raggiunge fino a noi oggi. Da quel cenacolo con Maria la forza della risurrezione della Pasqua e dell'annuncio del Vangelo si sprigiona e diventa la vita della Chiesa di oggi. E annota bene il prefazio che, assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa. Come fece Maria con gli apostoli chiusi nel cenacolo, ancora oggi Maria, assunta in cielo, non è lontana da noi, ma accompagna la vita della Chiesa, è con noi. E quando anche oggi la Chiesa dovesse vivere l'esperienza del rinchiudersi, della fatica, della incoerenza rispetto alle esigenze del Vangelo, dei travagli del mare in tempesta che anche la Chiesa attraversa, Maria è con la Chiesa. Maria accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria. Ecco, noi oggi preghiamo, contempliamo Maria, la veneriamo, lei che è nella Chiesa, che accompagna la vita della Chiesa oggi, come da quella sala che è stato il cenacolo dove lo Spirito Santo ha rinnovato la Chiesa e l'ha aperta all'annuncio, fino al giorno glorioso del Signore. Tutti noi siamo Chiesa che attende, attende il ritorno del Signore, del risorto, per il compimento di tutta l'opera della creazione, secondo il piano e il progetto di amore di Dio. E allora anche noi, con Maria, possiamo dire: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Sarò brevissimo perché è tardi e la musica ha già parlato benissimo. Ringrazio prima di tutto Vescovo Andrea che ha voluto questo momento e noi ce l'abbiamo messa tutta e crediamo di averla accontentata. Grazie. L'Arcivescovo Riccardo, che ha voluto questo coro, perché è il nostro fondatore. Ringrazio poi tutti i coristi, uno per uno, perché voi li vedete qui questa sera, però fanno degli enormi sacrifici. Venendo da tutta la diocesi, e la nostra diocesi, il nostro vescovo Andrea sa che è molto grande, e vengono da tutta la diocesi 2 volte a settimana, la sera alle 9 dopo il lavoro. Quindi grazie di cuore per l'impegno che mettete, la passione e merito vostro. Ringrazio poi il nostro organista titolare, che è Eugenio, il maestro Fagiani, sta sempre seduto alla console da diversi giorni, anche lui viene da molto lontano, quindi grazie di cuore veramente di tutto. Ringrazio poi Andrea Stella, che tutte le volte che li chiamiamo arrivano. Infine, non sono gli ultimi di importanza, ma i nostri ragazzi, che ce ne sono tanti, e sono degli studenti, no, degli, gli studenti del Liceo Musicale Petrarca. Linda, la nostra flautista e il nostro quartetto di archi. Altri studenti poi sono all'interno del coro, Sveva, Tommaso, Sara. Rafael, il nostro Rafael che è arrivato da poco. E infine il nostro Giorgio, fatti vedere, sempre timido, che ha diretto il coro. È stato un ragazzo molto in gamba perché ha composto una messa dedicata alla Madonna del Conforto qualche anno fa. Fatti vedere. Vedete che dietro a una cappella musicale in un luogo importante come la Cattedrale di Arezzo, dove non manca nulla perché c'è veramente tutto. Tanti coristi, ottimi strumenti musicali che ci accompagnano, l'organo del Cinquecento, il nuovo organo, l'altro organo nella cappellina della Madonna. Insomma, non manca veramente nulla e siamo fortunati. Quindi grazie di cuore a tutti e anche della vostra presenza e buona festa della Madonna del Conforto. Buonanotte. Senza di lui qui non si fa niente, quindi va benissimo. Grazie Cesare.